sono Luigi Fomata, lo chef sardo di Carlo Forte, ma siamo in Sardegna, con i miei collaboratori delle Terme di Sardara, Pierluigi Fais del Yost al Duomo di Oristano, che è un amico collega, e Stefano Massa, che è stato il vincitore del concorso sulla ricetta del pecorino. In questo caso è stata scelta perché racchiude tutti gli ingredienti della nostra terra, anche se non è stagione, però li ho conservati in anticipo, dalle fave alla spuma di pecorino, alla sapa che si fa lui, e alla pasta, in questo caso fatta con semola di grano duro, Senator Capelli. Adesso Stefano comincerà con la sua ricetta che ha vinto il concorso. Fate una sfoglia impastata con semola di grano duro, rosso d'uovo, olio d'oliva e sale. Una volta impastata la lasciate riposare per circa un'ora, in modo che non abbiamo una pasta elastica ma sia molto morbida. Tirata il più sottile possibile, perché, come dico sempre, nella pasta ripiena si deve sentire il ripieno, non la pasta. Quindi più sottile è e più sento il sapore del ripieno. La conduta l'abbiamo fatta con il pecorino DOP dolce, l'abbiamo messo in ammollo con del latte, uno spicchio d'aglio giusto per aromatizzare, l'abbiamo lasciata 2 ore così, dopo l'abbiamo riscaldata a bagnomaria e niente, e abbiamo aggiunto qui un tuorlo d'uovo e un po' di pepe. Dopodiché l'abbiamo lasciata raffreddare, l'abbiamo messa in frigo in modo che prendesse consistenza da poter lavorare. La pasta l'abbiamo fatta con uova e semola, anche questa l'abbiamo lasciata riposare, adesso andiamo a formare il fagottino. Preferibilmente il tuorlo d'uovo. Sì. Che l'albume tende a indurire il bordo della pasta. E dopo ogni ricetta è sempre versatile, in questo caso gli ho fatto i ravioli pieni di fonduta. Ha messo le fave, ma non ci sono le fave, possiamo utilizzare anche altri ingredienti. Non è che una ricetta è schematica, uno deve usare sempre la fantasia. Molto fondamentale è l'emozione che si trasmette, quindi abbinare anche i sapori. Di solito si gioca sull'acido, il croccante, il dolce, il salato, le emozioni gustative che devono trasmettere. Il piatto deve dare qualcosa, deve avere un'anima. Vanno smollentati un paio di minuti. Il pane Carasau è stato preso, messo in acqua, mollato in acqua, e dopo diventa molto morbido. Okay, scaldiamo questo. Scaldiamo la crema di fave, che è stata fatta con un soffritto di cipolla, aglio e un po' di menta. Parte di questa l'abbiamo lasciata intera, invece l'altra parte poi l'abbiamo passata con il pasta e verdure. I ravioli sono quasi pronti. Quindi il Carasau si può riportare di nuovo alla sua croccantezza in padello in forno. E a questo punto montiamo il piatto. Mettiamo un po' di burro in una ciotola, poi metteremo i fagottini. Il burro in questo caso serve per addolcire un po' la parte salata del pecorino e anche per serve per lucidare anche la pasta. Anche qua si vuole giocare sulla parte croccante del Carasau, la parte delle fave con la menta, che dopo la menta mi dà quel retrogusto fresco, il pecorino che mi dà la base salata e la sapa che mi dà la parte un po' agrodolce. Sì, la sapa è fatta con il mosto, praticamente filtriamo il mosto che abbiamo appena fatto, perché il vino è stato fatto un mese fa, lo riduciamo a un terzo, più o meno, dipende dalla densità che uno poi desidera.
È tutto a freddo, non c'è niente saltato in padella, eccetto i ravioli che vanno sbollentati. Ok, e basta. Mettiamo un po' di sapa e finiamo il piatto. Giusto un po' per... Ecco, anche qui, come dicevo prima, sempre l'equilibrio, non è che sapa ne viene messa in abbondanza. Mettiamo un filo d'olio, extravergine sempre fatto in casa. Ok. E un po' di pecorino grattugiato sopra. Il piatto prima si mangia con la vista, la presentazione è fondamentale. Stefano è il vincitore del concorso. Grazie mille. Grazie.